Salve, prova, ciao a tutti, salve, buone feste, bla bla bla, buon anno e tutto il resto, buon Natale tutti a fregnacce varie. Mi scuso per il ritardo del video, ma c'ho avuto da fare, ho avuto da impegni, poi mancanza di voglia, cose così, insomma. Dunque, tanto, non mi ricordo bene cosa stessi facendo su questa campagna, però mi ricordo vagamente che dovevi picchiare persiani, l'obiettivo era quello, sì. Bene, come tutti i video che faccio, inizia e che finisco il turno, immagino, ebbene sì. E come tutti i video non ho un soldo, bene, sembra giusto. Sembra giusto e corretto. Finiamo subito sto turno. Ah, ora la memoria mi torna alla mente. Cioè, mi torna alla memoria. Stavo combattendo i persiani e quei beoti della Bactria, ora giocabili, non facevano un cazzo per aiutarmi, mi ricordo. Scusate, ma ho avuto anche modo di provare la campagna di Cesare, quindi sì, ho avuto da fare. Poi, accordo commerciale. Ah, quelli sono gli unici a cui sto simpatico, me li ricordo. Anche loro sono nella mia stessa merda, sono in guerra con il demonio. Un accordo commerciale ben viene sempre. Bla bla, pezzi, vabbè, poi. Feccia celtica varia. Hanno scoperto il nostro agente in incognita. Però non hanno scoperto il nostro uso del maschile. E neanche noi. Comandante di guerra da solo? Il signore della guerra, dove sta? Ah no, questo che sta nell'esercito. Vediamo un po'. Forza, l'assassinio. Questo, no, questo invece. Cioè, questo esercito è praticamente morto. Cioè, non si rigenera. E vabbè. Devo potenziare un sacco di cose. I cavalli prima di tutto, quelli mi fanno mangiare. Qui li ho sviluppati. Qui alla capitale no. Subito. E sviluppo anche il tempio. Qual era quello che mi fa di... Eccolo qua. Quello che mi fa diventare ricco. Dopodiché, cosa fare? Io attaccherei questi dell'Asia. Anzi, mi sposterei sul confine loro. Il prossimo turno attaccheremo. Oddio, perché il prossimo? Ah, perché stanno a morire le truppe. Sì, aspettiamo un... Oddio, gli è rimasta tanto poca gente, eh? Beh, un altro turno gli farà bene. Questi ce l'ho troppo deboli. Voglio aspettare un turno per ripigliarmi. Qua sto costruendo. Qua non sto costruendo. Dov'è che sto costruendo? Ah, qui sì. I cavallini. Meno 4 all'ordine pubblico. Perché? Perché puzzano i cavalli? Perché si ingroppano i cavalli, si ingroppano le persone? Perché? Manca un turno per la danza di guerra. Ok. E finiamo questo breve turno. Bla bla bla. Ah, se ne tornano in patria sti stronzi, eh. Bla bla bla, Libia, Liguria. Tutte fazioni che verrò presto. Persia, Pictoni, Asgard, Migda, Migda, bla bla. Ricerca umbrella, danza di guerra. E non ci sono altre notizie. Ecco, a parte questa. Terreno consacrato. Perfetto. Boh, non posso, non posso. Mi serve prima il cibo. Prima il cibo, poi tutto il resto. Qui ce l'hanno tutti, sì. Qui? Sì. Qui no. Eccolo qua. Dopodiché, con questa bella spia gli indeboliamo la guarnigione. Sabotaggio, pozzi avvelenati.
pagina 1 è uscito, bene, 90% ci avevo. Mi sembra anche giusto. Qua l'esercito bene o male si sta arpigliando. Invece potrei mandare il signore della guerra a fargli casino. Assalta pattuglia. Dimostrazione di forza. No. Assalta pattuglia. Fagli fuori in modo minimo. Attenzione. Mi hanno fatti fuori troppi veramente. Vabbè, non c'è più un soldo, ovviamente. Ah, posso sviluppare qualcosa, però. Vediamo un po', tutte bonus carica, luce di corsa. Qui se no. 10 turni. Dignitaria. Meno 10% corruzione. Quattro, sì, questo penso vada bene per i soldi. Io direi di attaccare. E sapete che vi dico? Potrei farlo subito, che dite? Così come una vittoria certa, io la faccio subito così. Se no, perdo sempre un sacco di tempo, un sacco di domini, vaffanculo. Giù tutti. Ciao, fuori dai coglioni tutti quanti. Ovviamente non ho un soldo per ricostruire la roba, però vabbè. Bene, bene, quindi all'aria sono rimasti solo questi tre esercitini di merda, dopodiché li ho battuti. Via dal cazzo. E la Bactria mi dovrebbe ringraziare. E va bene, va bene. Questo è un altro turno per pigliacce e poi attaccheremo questi simpaticoni persiani qua. Sì, direi di finire questo turno. Oh, chiedo scusa. Posso evolvere il generale? Anzitutto aspetta, magari ci abbiamo cose inutili. No. Oddio, invece di questo io farei qualcosa per il cibo, sì. Dicevo, sì, il generale. Astuzia, bla bla. Riduzione di difensiva, no, questa qui, libertà. Meno 40% di disordini degli schiavi. Vediamo un po', qualcosa di utile. Più 5 al morale per l'unità. Anche a questo cambiamogli. Cosa ha? Più dell'autorità. 5 al morale. Ah, c'è la moglie educata e la sgualdrina. Mi sembra giusto. La moglie educata non si incazza. Ora ha senso. Finiamo il turno. Dove ho di nuovo crisi di cibo, stranamente. Maremma. Oh, con i romani, con i greci, lì il cibo mi scappa dal culo. Dalle orecchie, dappertutto, qua. Che succede? La Crosia attacca i... Le... Se gli do una mano. Ma gli do una mano volentieri, magari me li faccio amici. L'unica fazione persiana a cui non sto sui coglioni. Beh, quasi. Sette? Beh, sette schiavi per la colazione fanno sempre bene. I budini si chiamavano quelli? Scusate. La media, la maggioranza, i Pergamo, Persia, Rodia, Sgarta, Siracusa. Ah, ma attaccano loro? Mazza, è così scontata la vittoria? Beh, allora perché perdere tempo? Yo! Ah. Non fiori, ma opere di bene. Oh, ottimo. Crisi alimentare? No, non l'avrei mai creso. Alla buoni, famo un po' di qui. Cibo, assolutamente cibo. Poi anche da altre parti, sinceramente, fare il cibo io.
lì già ce l'ho, lì sto sviluppando. Ecco qui. Anisa. Ah, Anisa non ce l'ho, so queste poi. No, prima Anisa che sta dietro. E basta, finito i nuovi soldi. Te torni dentro l'esercito. Benone. Io vorrei sistemare quegli stronzi. Ovviamente non ci arrivo. E vabbè. C'è una spia dell'aria, una rimasta. Vabbè, non ho i soldi, però posso andare nell'esercito così faccio la guardia. Ovviamente se ci sta a morire di fame, stranamente. Tradizioni militari, non morire di fame, c'è quella? Oh, che cazzo? Forza difesa, predoni, no. No. Sì, esperti di cavalleria leggera, perfetto. C'è altro, sì, questi qua. Questi il generale. E direi di concludere questo simpatico turno di crisi alimentare, anche questo. Quando mi manca là per finire i cavalli? Tre cazzo di turni. E va bene. Che sega sta crisi alimentare. Vogliamo fare i giochi pignoli? Famo i giochi pignoli. Patto in un'aggressione. Sono d'accordo, sono d'accordo. Oh, quindi non gioco a nemica tutta l'Asia. Solamente i persiani. Solamente. Chissà che combinano a nord i miei simpatici alleati tessageti. Ora ci diamo un'occhiata. Madonna mia! Se stanno a mangiare solo le scarpe, guardali morti. Missione fallita, non c'ho i soldi. Vai coi cavalli, no. Greggio di pecore. Questo mi dà più cibo. Amo le pecore stavolta, oh. Io volevo sviluppare un tempio, non è possibile? Qua. Ecco qua, bosco di api. E anche la capitale, ah, già ce l'ho. Lo sviluppo ancora, altare di api. Perfetto, poi. Te, dicevo, attacchiamo sti stronzi dell'aria. Brutti pezzenti scagoni. Ma come scappano? Questa spia però la voglio ammazzare. Spada nascosta. Ce l'aveva anche lui. Oppure il mio la teneva impugnata al contrario, non lo so. Questa che faccio? Intanto togliemola, va. Occupa solo cibo. Però almeno sto apatico il cibo. No, tenemola. La converto dopo. Qui la Bactria sta bene. Oddio, questo esercitino qua su sta occupa spazio. Fammelo portare giù, veramente. Dicevo, i miei cugini a nord che combinano? Niente, hanno solo due eserciti e non fanno cazzo. Beati loro. E vabbè. Dunque, il mio prossimo obiettivo quindi chi sono? Gli la Asgarda. E poi Midgard. Ah ah ah. Ah ah. Mazza, oh, fa una città. Cioè, arriva laggiù devo. Madonna mia. Ando che Roma a Milano. Guarda che roba. E come che mi attaccano? Perché in genere voglio venire qua? Li capisco, eh. Almeno è finita la crisi e sto già a recuperare le truppe. Ottimo, ottimo. Sei un po' moscio sto turno. Combatte contro la fame non è mai emozionante.
Ci ho combattuto contro i greci, io contro i romani, io contro i galli, io contro la fame. E vabbè, oh. È facile ammazzare un gallo, gli sburelli lo stomaco, sburella un po' la fame, sburella lei. Ma che cazzo sta di oggi? Boh, vabbè. Microniani, Media, Media Antropeone, Nasauni, Cartagonova Vecchia, Persia, Pittoni, Saba, delle streghe, schiavi. Non miei. Oh, cause naturali. Ah, no, è morto il signore della guerra, è sega. Sì. Muro recluto, infatti. Travagliati invece ci stanno tutti bene, insomma. Cavalli, cavalli, ci servono cavalli. Qui a posto, qui pure. Ah, qui posso l'altare. Te le spostiamo più a sud. Perfetto, te andiamo a combattere con gli stronzi. Dove sono andati? Pezzenti. Vabbè, te tengo qua. Ah, ecco, quella è la Bactria. Quelli sono amici miei. Eccoli i nemici. Guarda quanta strada devo fare. Meglio che ci mettiamo in cammino. La spia è ancora ferita. Qui ancora un boss convertito. Non c'ho mai i soldi. Che dite? Ci mando due eserciti a combattere di sotto. E se mi attacca qualcuno? Poi mi dovrebbe attaccare nessuno. Sto in pace con tutti. Dai, va, se no questi eserciti non li uso mai. Perfetto. Quello che ci penso è che praticamente l'aria l'ho eliminata, quindi è un'altra fazione distrutta. 5 turni qua. 5 turni, 2 turni. Guarda che bella città tonza questi che ci hanno. E va bene, basta così. Ci stiamo spingendo verso sud, verso terre, spero migliori, perché qua non c'è solo colline e cavalli. Che c'è per cena, cavallo? Dessert? Sabbia di collina? C'ho sete, vado a pisciare. Cioè, insomma, ecco come si vive qua. Attenzione! Oh, l'esploratore è tornato in vita. Ribellione imminente, dove? Lassù! Ma pensavo che mi adorassero! Vabbè, dai, difesa 12 unità, non serve che ci manda un Cristo. C'è anche il mercato dei contadini, cioè. Ragazzi, colpo di scena, gli schiavi hanno preso questa regione. Contro ordine la venderemo noi, così non faccio incazzare nessuno. Contro ordine. Gli aumentano, bla bla. Okay. Ah, ecco, prima che mi scordo, fatemi convertire sto fregnaccio. Vediamo un po' tutte le risorse. Bluff. Fanno schifo tutte, raga. Cancello. Tessitrice. Oh, mo posso anche. No, c'ho uno de oro. De cibo. Un po' si evolve niente. Che mi crepano di fame. Questo è già evoluto, questo no. Questo è già. E questo qua? Niente. Non posso toccare niente. Però una cosa la posso fare.
Quanto sono brutti, ragazzi. La missione è compiuta. Sta zitta. Tu vai da un'occhiata. Qua che si dice. E tu andiamo giù. Cazzo, c'è il deserto. Mo' mi creperanno pure. E io come cazzo faccio? Madonna. Devo passare per qua. Porca troia. Oppure per qui. Ecco la strada. Madonna mia, ragazzi. No, coglioni, ma porco. Ho detto di qua. Madonna, oh, degli stronzi. Ho detto a sinistra, vanno giù. Madonna, dei beoti. Porco demonio. Coglioni fino alla nascita. Che cazzo, che cazzo. Ma dai, dovunque vado, mi crepano. Porco demoniaccio schifoso. Non bestemmio perché in gioia le censurarle dopo. Vaffanculo. E la peste, e lu deserto, e lu cazzo, e lu Cristo. Oh, e basta, oh. Cioè, fanno accampamento all'anto, c'è sta mezza Italia. Ah, eccoli quelli stronzi dell'aria. Sa dove cazzo sono andati. Mannaggia. E quelli che cazzo so? Amul. Sono ribellati sti froci. Dopo tutto il bene che gli voglio, i miei cittadini si ribellano pure. Rivolta. Morto in generale, ribellione imminente, aria settiera. Questo qua. Conquista e insediamento. Alessandri Arcosa. Ah. E sto in guerra con quelli? Sì. In effetti non è male come scelta, anche perché così non devo andare in quel cazzo del deserto. Sì, via. Torniamocene a casa. Ah, posso potenziarli. Potenziamogli un po'. Che io avevo potenziato. Sarà l'attacco. Sì. Perché riesco a fare sta cosa? Perché? So bello. No, la rigenerazione. E perché? Cioè, cava. No. Il 500 di momento. Boh, non lo so. Ok. Oh, cibo, una nobile fine. Sì, dimmelo dopo 20 anni, dimmelo. Va bene, come non ho detto niente a Sgardi. Adesso pensiamo alla tangiana. Oh, finalmente ho finito il cibo, posso costruire qualcosa, ampliare qualcosa. Ippi, andiamo per ordine, questa qui. Ok. Poi, il campione mio dov'è? Ma voi proseguite di qua. Perfetto. Cazzo, lo schiavi, dai. E voi proseguite di là e il mio campione che non so dov'è, eccolo qua. E la spia dov'è? Non la vedo. Ah, eccola. Controordine, vai di qua. Ah. C'hanno unità persiane. Solo persiane. Niente unità greche. E va bene, tanto penso che questo sia l'ultimo turno. Ah, quelli che sono i ribelli. Ora ti insegno io a ribellarti. Vieni qua, brutto stronzo. Falla bene di volta almeno, no? Schiavo, di schiavo tornerai.
Stiamo qua, va, che qua sti di belli non buono sempre il cazzo. Perfetto. Ah, ecco quei stronzi dell'aria. C'è un duri da dove c'è. Abaxia sta sempre lì a gattarsi con gli onazzi. Questi sono amici. E io sto andando là. Finiamo il turno. L'ultimo. Che mi sono rotto poi, eh. Certo, quell'Andy deve attaccarli dopo veramente, cioè, mi ammazza lo deserto. Ragazzi, non siate ridicoli. Sapete che vi dico? Voglio fare una battaglia umiliante, voglio umiliarvi sul campo di battaglia. Così almeno faccio contento la gente che dopo mi dice: ma non è mai stato manco una battaglia a sto video! Io voglio la battaglia! E mo la vedi la battaglia! Non è manco la battaglia! Dai, su! Sono due unità, che devi caricare! Ha fatto la rima! Se, guarda, se la perdo questa mi ritiro, eh! Mi ritiro! Va bene, allora, fanteria davanti, arcieri dietro, come diceva quello zio Anelli. Cavalleria leggera ai lati. Qui, siccome sono infame, aspetto loro, perché hanno attaccato loro. Belli sti cavalli senza cavalli. Ah, no, no, eccoli, erano uomini invisibili. Mio signore, ci attaccano delle persone in pigiama, armati di scudi africani e pigiami. Già sono pochi. E vabbè. Due elefanti. Già sono pochi. Poi ci vengono addosso uno alla volta. Lancieri parti mercenari? Sì. Stanno a pattinare, l'ho visti, l'ho visti. Ah, c'è già i conto. Bam! Praticamente sono più forti loro. Che mi è solo membri della tribù. Infatti mi ce l'ha presa. Però noi siamo il quintuplo. Dettaglino. Via via, indietro, indietro, indietro. Forza, vai col tiro infuocato. Anche voi, dai, manca uno sputo per attaccare. Tirate anche voi. Anzi, tiro pesante. Questi pure, quella è l'unità del generale? Ole! Andata! Il generale nemico è morto? Sicuri? Secondo me se l'ha fatta a salvarsi. Madamma! Gli elefanti! Ammazzate gli elefanti! Oh, noi siamo due elefanti cattivi! Ammazzali, oh! Questi se ce l'aveva Rommel a El Alamein, Alamein lì aveva vinto. Su. Tirate
mettiamo fine alla parola aria. Continua, tutti le nomadi! Giù, giù, nessuno a casa! Oh, Menagramus non mi ha detto niente stavolta. Di solito i nostri uomini vacillano, i nostri uomini si masturbano, invece non ha detto niente. Bravo Menagramus! Vittoria decisiva. Beh, solo perché eravamo 1080 contro 144. Me ne cieco un po' e l'ha fatta sta battaglia. Però così. Ho anche perso 100 mini, oh. Cioè. Aspetta. Io ne ho persi 99 e loro ne hanno uccisi 18? Quindi ho perso 80 mini di fuoco, amico? Dio buono. Cioè, roba che la perdevo da solo. Via. Dangiana, i miei prossimi nemici. Fazione distrutta, ottimo. Mi piace questa immagine. Rivolta di schiavi imminente. Madonna. E la rivolta normale, e degli schiavi. Fazione ascesa, ed etani. Ah, eccoli! Mi stanno appiccicati. Insomma, manco esiste il Mediterraneo, considerate, quindi. Conduzione completata, grossa mandria. Ottimo. Oh, buono, buono. Fortifichiamo la città. Poi. Noi avanzeremo verso. E su. Noi indeboliremo. Forniva di veleno. C'ho ste spie che sono veramente incredibili, oh. 90% fallito. 55% giustamente fallito. E vabbè, vabbè. C'è qualche altro tempio da evolve. Tempio, mandri, e qui sto già evolve. Tocca sta un po' cauto che. Se la rivolta degli schiavi sta là, è meglio che vado su. Sì. Che gli schiavi so pochi. Cioè, c'hanno un morale di merda, ma sono un triliardo. E va bene, basta. Benissimo, come fine turno, Sancisco attacco a questa città degli schiavi. Sapete che vi dico, non solo sancisco l'attacco, me la conquisto. Giù. Ottimo. Ah, era già bella distrutta. Perfetto, un'altra bella cittadina cade in mano mia. Come sempre, ragazzi, resoconto diplomatico fine turno. Dissagete i nostri alleati che si occupano dei barbari del nord, ma in pratica non fanno un cazzo. Infatti, siamo sicuri di tutte queste fazioni. Beh, queste no. Sì, sì, abbastanza, via. Sì, coglioni. Sì, abbiamo alleati la Bactria, la Carosia, che c'è solo un territorio, in effetti, e la Median. Troppa Atene. C'è un bel accordo commerciale? Che ne dici? Accordo commerciale. È andata. Con questo già ce l'ho, mi pare. Sì. Con la Bactria pure, ovviamente. Ecco qua. Quindi riassumendo, mi sono fatto un po' di amici. I miei prossimi nemici saranno questi simpaticoni della Trangiana. Ovviamente alleati degli Asgarti. Con questi sono in buoni rapporti. Schiavi.
Ah, sono in guerra con quegli altri. Che ne dici un accordo Victim, commerciale, tanto speak plainly per... and without idle Ah, ma purpose, senza and lo all fa. will Eh be no, well. non c'ho i porti. In Sure. effetti siamo un po' isolati. Perfetto, quindi sì, dicevo, il nostro bersaglio a sud sarà, dopo che abbiamo distrutto l'aria, saranno prima la Vangiana e poi gli Asgarti. Dopodiché penseremo alla Persia. Persia, Media, Partava e Seleucidi, le, tra virgolette, poche ultime fazioni persiane rimaste. E io ando scherzando, un pochino me lo sono conquistato, considerando anche i territori alleati, eh. Eccoli. Vangiana a destra e a sinistra Asgarta. Poi la Asgarta, diciamo, sono avvantaggiato, cioè, come si può dire? Fra me e la Asgarta c'è il deserto. Quindi sono, tra virgolette, avvantaggiato o svantaggiato. Certo, loro c'hanno la strada per venire da me. Però ho un esercito ad attenderli qua, quindi che problema c'è? A proposito, aumentiamo le tradizioni militari. Esperti cavalleria leggera, ovviamente. Ah, e potenziamoli. Troppo. E vai. Direi che per oggi è tutto. Prossimamente, spero presto, il prossimo video. Se non dovessi farci a fare un video entro l'anno, buone feste e buon anno ancora. Cari amici, parenti e facciamo vario. Ciao ciao!